Il famoso galletto di Mondovì, simbolo della città, oltre che molto bello, era anche molto curioso. Che-che-che! Da un po' si chiedeva che fine facessero gli oggetti che i monregalesi buttavano via. Che-che-che! E un bel giorno decise di scoprirlo. Il galletto fu catapultato in un luogo mai visto, in mezzo ad enormi mucchi di oggetti. Benvenuti nel paese degli oggetti che non servono più. Buongiorno, Mister Matita! Che-che-che! Qui ogni oggetto può assemblarsi come più gli piace. Il galletto non era sicuro di aver capito che cosa intendesse Mister Matita e decise di partire in esplorazione. Attento, galletto! Che-che-che! Che-che-che! E ora? Ma come avrebbe potuto uscire da quel tunnel? Una vecchia vite gli diede un suggerimento. Qui ogni oggetto può inventarsi una nuova funzione. Il galletto stava imparando un sacco di cose nuove sugli oggetti che non servono più. Ma certo, avrebbe usato quella rotella. Uscito dal tunnel, si ritrovò davanti a una strana fabbrica. Benvenuto, straniero. Se non sai cosa fare, vieni a visitare il mio laboratorio. La cosa peggiore è stare senza far niente. Nulla si distrugge, tutto si riutilizza. Ma quante nuove idee! Ma quante belle idee! Qui dividiamo il materiale che arriva e poi lo usiamo per inventare nuovi oggetti. Ecco l'ultimo modello di auto ecologica. Chi? Chi? Ripreso il cammino, il galletto si imbatté in una dolce creatura. Una stilista di capelli, wow! Come al solito, il galletto sfoderò tutto il suo fascino. Poi le donò una delle sue penne. Oh! Il galletto iniziava ad avere appetito. Una pizza! Ma il galletto non era solo. Con un balzo, un grosso gatto si lanciò sulla pizza. Miau! Kikiriki! Kikiriki! Miau! Kikiriki! Miau! Kikiriki! Miau! Kikiriki! Miau! Kikiriki! Miau! Kikiriki! Dopo tanto camminare, il galletto se ne andò a dormire. Il
l'indomani fu svegliato da un brontolio di un pescatore. Il cielo è così grigio che il sole al mattino non mi sveglia più. E chi dorme non piglia pesci. Galletto, aiutalo tu! Chicchirichì! Chicchirichì! Grazie, Galletto. Sulla cima di una catasta di oggetti, il galletto vide una cosa luccicare. Oh, il cappello del Moro, la maschera di Mondovì. Bisognava assolutamente riportargliela. Come si sarebbe potuto festeggiare il carnevale? Il galletto aveva proprio voglia di tornare a casa, ma come? Quello stormo di uccelli gli fece venire un'idea. Con tutto quello che aveva imparato, di certo avrebbe trovato un modo per tornare a casa. Oh, un sacchetto! Un palloncino. Qualche filo. Bulloni. Una candelina. Ah, un bel fiocco. Ecco, pronta una mongolfiera. E il cappello del Moro? Galletto, non dimenticarlo. E fu così che, mettendo in pratica gli insegnamenti raccolti nel paese degli oggetti che non servono più, il galletto fece ritorno a Mondovì.